Bentornati alla seconda parte del capitolo L'idea della libertà. Vi ricordo che se volete vedere video senza interruzioni pubblicitarie, basta abbonarvi. Procediamo. La disposizione caratteriologica viene formata dal contenuto di vita più o meno permanente del nostro soggetto, cioè dal nostro contenuto di rappresentazioni e di sentimenti. Che una rappresentazione, la quale mi si presenti in un dato momento, mi spinga o no ad un atto volitivo, ciò dipende dal rapporto che essa ha col restante mio contenuto rappresentativo ed anche con le mie peculiarità di sentimento. Ma il mio contenuto rappresentativo è a sua volta condizionato dalla somma di quei concetti che nel corso della mia vita individuale sono venuti a contatto con le percezioni, cioè sono divenuti rappresentazioni. Ma tale somma dipende a sua volta dalla mia maggiore o minore capacità di intuizione e dalla cerchia delle mie osservazioni, cioè dal fattore soggettivo e dal fattore oggettivo delle esperienze, dall'interiore determinatezza e anche dall'ambiente della mia vita. In modo del tutto particolare, la mia disposizione caratteriologica è determinata dalla mia vita di sentimento. A seconda che io, per una determinata rappresentazione o concetto, sentirò piacere o sentirò dolore, mi farò motivo di una mia azione oppure no. Questi sono gli elementi che entrano in gioco in un atto volitivo. La rappresentazione immediatamente presente o il concetto che divengono motivo determinano la meta, cioè lo scopo del mio volere. La mia disposizione caratteriologica mi determina a dirigere la mia attività verso quella meta. La rappresentazione di fare una passeggiata nella prossima mezz'ora determina lo scopo del mio agire. Ma questa rappresentazione viene elevata a motivo del volere solo se coincide con un'appropriata disposizione caratteriologica, ovvero se attraverso le precedenti esperienze della mia vita si sono in qualche modo formate in me le rappresentazioni della convenienza del passeggiare e del valore della salute. E infine, se alla rappresentazione del passeggiare si collega in me chiaramente il sentimento del piacere. Quindi dobbiamo distinguere le possibili disposizioni soggettive che sono atte ad elevare i motivi, scusatemi, ad elevare a motivi certi concetti e rappresentazioni e i possibili concetti e rappresentazioni che sono in grado di influenzare la mia disposizione caratteriologica in modo da provocare un atto volitivo. Quelle costituiscono le molle, cioè le rappresentazioni. Questi, cioè i concetti, gli scopi della moralità. Possiamo trovare le molle della moralità indagando di quali elementi si componga la vita dell'individuo. Il primo gradino della vita individuale è il percepire, e più precisamente proprio il percepire con i sensi. Qui siamo in quella regione della nostra vita individuale in cui la percezione, senza intervento di sentimenti e di concetti, si trasforma immediatamente in volere.
In questo caso la molla dell'uomo si può designare come impulso, la soddisfazione dei nostri bisogni inferiori puramente animali, la fame, i rapporti sessuali, eccetera, si compie proprio in questo modo. La caratteristica della vita di impulso consiste nell'immediatezza. Immediatezza con cui la percezione singola scatena la volontà. Questo modo di determinazione del volere, che originariamente è proprio soltanto della vita dei sensi inferiori, però può venire esteso anche alla percezione dei sensi superiori. Alla percezione di qualche avvenimento del mondo esterno, senza oltrepensare e senza che alla percezione si colleghi in noi un particolare sentimento, facciamo seguire un'azione. Così avviene ordinariamente proprio nelle relazioni convenzionali con altri uomini. La molla di quest'azione si chiama tatto o gusto morale. Quanto più spesso si compirà questo immediato scatenarsi di un'azione per effetto di una percezione, tanto più l'uomo si mostrerà capace di agire esclusivamente sotto l'influsso del tatto, cioè il tatto diverrà una disposizione caratteriologica. La seconda sfera della vita umana invece è il sentire. Alle percezioni del mondo esterno si riannodano dei sentimenti determinati. Questi sentimenti possono divenire molle di azione. Quando vedo un uomo affamato, la mia compassione può diventare la molla per il mio agire. Ecco, tali sentimenti, per esempio il pudore, l'orgoglio, il sentimento dell'onore, l'umiltà, la compassione, il sentimento della vendetta, la gratitudine, il pietismo, la fedeltà, l'amore, il dovere. Ecco, sono proprio questi sentimenti di cui sto parlando, di cui parla Steiner. Finalmente, il terzo gradino della vita è quello del pensare e del rappresentare. Per pura riflessione, una rappresentazione o un concetto possono divenire motivo di azione. Le rappresentazioni diventano motivi per il fatto che nel corso della vita noi colleghiamo continuamente certi scopi del volere con percezioni che, in forma più o meno modificata, ritornano sempre. Da ciò deriva che per gli uomini, i quali non siano del tutto privi di esperienza, con determinate percezioni sorgono sempre nella coscienza anche le rappresentazioni delle azioni che essi hanno compiuto o che hanno visto compiere in casi analoghi. Queste rappresentazioni ondeggiano davanti a loro come modelli determinanti per tutte le successive risoluzioni. Cioè divengono parti della loro disposizione caratteriologica. A quest'altro tipo di molla del volere possiamo dare il nome di esperienza pratica. L'esperienza pratica si trasforma gradualmente nel puro agire con tatto. Agire con tatto. Questo si verifica quando determinate immagini tipiche di azioni, si sono così strettamente unite nella nostra coscienza con rappresentazioni di determinate situazioni della vita, che in dati casi noi possiamo immediatamente passare dalla percezione al volere, soltanto al di là di ogni riflessione fondata sull'esperienza. Il gradino più alto della vita individuale è il pensare concettuale puro, senza riguardo ad un determinato contenuto percettivo. Noi determiniamo il contenuto di un concetto per pura intuizione, estraendolo dalla sfera ideale.
Un simile concetto, quindi, non contiene nulla all'inizio che si riferisca a delle percezioni determinate. Quando arriviamo al volere sotto l'influenza di un concetto riferentesi ad una percezione, cioè di una rappresentazione, allora è questa percezione che ci determina attraverso il pensare concettuale. Ma quando agiamo sotto l'influenza di intuizioni, la molla del nostro agire è il pensare puro. Poiché in filosofia si ha l'abitudine di chiamare ragione la pura facoltà del pensare, così è giustificato chiamare ragione pratica la molla morale e caratteristica di questo gradino. Di questa molla del volere ha trattato più chiaramente di tutti Krehenbühl. Io considero l'articolo da lui scritto su questo argomento come una delle più importanti produzioni della filosofia contemporanea e più precisamente dell'etica. Krehenbühl chiama a priori pratico la molla di cui parliamo, vale a dire un impulso all'azione derivante immediatamente dalla mia intuizione. È chiaro che un simile impulso, nel senso stretto della parola, non si può più calcolare come appartenente al campo delle disposizioni caratteriologiche. Infatti, ciò che qui agisce come molla non è più qualcosa di veramente individuale in me, ma è il contenuto ideale e di conseguenza universale della mia intuizione. Non appena considero la legittimità di questo contenuto come base e punto di partenza di un'azione, io entro nel campo del volere. Ed è indifferente se il concetto esisteva già da tempo in me o se è sorto nella mia coscienza solo immediatamente prima dell'azione. È cioè indifferente se era già presente in me come disposizione oppure no. Ci vediamo con la terza parte prossimamente.